Ciao e grazie per aver scelto di seguire questo video nel quale ti spiegherò 10 trucchi per seguire al meglio la dieta Dukan. Io mi chiamo Novella Buongiorno e sono uno degli autori del blog La mia dieta Dukan. E allora, non perdiamo altro tempo e iniziamo dal primo dei 10 trucchi che ti elencherò. Il primo trucco di cui parleremo oggi è quale dolcificante usare. In commercio famosissimo è l'aspartame. Io ti consiglio di non usare l'aspartame perché anche se la medicina lo consiglia e lo stesso Dukan nella sua dieta lo consiglia, alcuni studi, anche degli studi indipendenti, sembrano dimostrare che l'aspartame sia cancerogeno. Oltre questo, pare anche che danneggi i tessuti cerebrali. Contiene il 10% di etanolo, rilascia formaldeide nell'organismo, la formaldeide è una sostanza altamente nociva per il nostro corpo, non resiste alle alte temperature, per cui se ti va di cucinare dei dolci, non puoi utilizzare l'aspartame, appunto perché non resiste alle alte temperature, per cui non si scioglie. Un'altra cosa che io mi sento di consigliarti è quella di controllare le etichette, perché a parte ovviamente l'aspartame, ci sono degli alimenti in commercio che contengono l'aspartame. Un esempio classico può essere lo yogurt. Se vai al supermercato e acquisti un vasetto di yogurt e controlli gli ingredienti, molto spesso dietro c'è scritto tra gli ingredienti c'è l'aspartame. Oppure per esempio anche nelle gomme, nelle chewing gum, molto spesso contengono l'aspartame. Oppure le bevande gassose e dolci contengono l'aspartame, per cui per quanto mi riguarda io ti consiglio di non utilizzarlo. I dolcificanti che io mi sento di consigliarti sono due. Il primo è lo zucchero di stevia. Lo zucchero di stevia è uno zucchero 100% naturale. È uno zucchero che resiste alle alte temperature, per cui puoi utilizzarlo anche per cucinare dei dolci. E lo puoi trovare online. Lo trovi al seguente indirizzo: www.lamiadietadukan.com/go/stevia. Un altro dolcificante che io mi sento di consigliarti è il Diete Tic. Il TIC si presenta o sotto forma di bustine oppure si presenta sotto forma di contenitori ed è in forma liquida. Il TIC è a base di sali edulcorati che non vengono metabolizzati nell'organismo. Ha tre principi attivi che limitano il rischio di accumulo, resiste alle alte temperature, per cui è utilizzabile nella preparazione di dolci, e il suo sapore è molto simile allo zucchero. Però mi raccomando, il TIC, per esempio se acquisti il barattolino con le gocce, utilizza una, massimo due gocce di TIC, perché altrimenti le bevande ti vengono zuccheratissime. Spero di esserti stata utile in questo mio piccolo trucchetto. Per qualsiasi cosa tu volessi chiedermi, non esitare, mi trovi tranquillamente online nel mio blog. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!